Buongiorno, eccoci qui. Oggi andrò a farcire una chiffon cake. Eccola qua. Eccola, la nostra chiffon cake, leggerissima. Faremo una mimosa. Ho messo tanto crema, un pochino di Alchemist perché la torta è morbidissima ed andremo a decorare con dei fiori veri, con questi stupendi fiori di ortensia. Quindi una cosa molto semplice ma di sicuro effetto. Abbiamo un coltello per tagliare il pane e tagliamo il nostro primo disco da mettere per il nostro dolce. Abbiamo già preparato la crema pasticcera, è già pronta. Ecco qua. Ricordatevi che è eccolo, perfetto, vedete quanto è bella? Guardate, ne andiamo a mettere soltanto un poco Alchemist, non c'è bisogno di bagnarla molto, perché è morbidissima. Poi abbiamo preparato una sacchetta a poche, quelle use getta o le vostre classiche sacchette anche in tessuto, quello che avete. E per riempirla con la nostra crema. Oh, la crema che avevamo già preparato in precedenza. Togliete le scorze di limone, se no vi creano problemi e io me le so dimenticare. Bene. Abbiamo riempito la nostra sacchetta. Tagliato. E andate a riempire la torta. In questo modo evitate di portarvi dietro le molliche della torta, perché essendo così morbida, se andate con la spatola potrete staccare. Prendiamo questo semplice e riempite la vostra torta. Abbiamo, ecco qua, abbiamo tagliato un altro disco. Lo prendiamo delicatamente, ripeto, è molto morbido. Io mi sto aiutando con un piatto, ma se avete anche ci sono delle spatole apposite, ma è sufficiente anche un piatto. Stesso sistema, poco Alchemist, ricordiamoci che è morbidissima. La potete anche non mettere, se sono bambini si può anche non bagnare. E ci mettiamo la nostra crema. Bene, abbiamo fatto i nostri strati con la crema. Adesso con questa la faremo a pezzettini e ci servirà per fare la nostra mimosa. Quindi la tagliate delicatamente. Ecco qui la nostra mimosa per decorare la nostra torta. Adesso terminiamo con la copertura della crema, la dovremo ricoprire in modo che la nostra mimosa si possa attaccare. Ricopriamo tutta la torta bene, terminiamo bene la nostra operazione anche sui lati della torta.
necessario che sia perfetta, perché tanto andremo a coprire con la nostra mimosa, quindi non deve essere perfetta. L'importante è che sia tutta ricoperta, in modo che potremmo far aderire bene la nostra mimosa. Dovete la prendere tutta, okay. Bene, l'abbiamo ricoperta tutta con la crema. Adesso delicatamente andremo a far aderire la nostra mimosa, la nostra torta, la dobbiamo ricoprire. Bene, abbiamo ricoperto tutta la nostra torta con la mimosa, con i nostri pezzettini di pan di Spagna, ecco qua. Adesso occupiamoci della decorazione. Delle forbici, andremo a tagliare i nostri fiorellini. Vedete quanto sono belli? E questi cominceremo dalla base della nostra torta. Andremo a coprirli con un po' di alluminio, in questo modo. E cominceremo a decorare la nostra torta. Cominciamo dalla base e poi continueremo. Eccoci, ecco fatto, abbiamo fatto la nostra torta con i nostri fiori veri, vi piace? Eh? È spettacolare, semplice, abbiamo fatto in modo semplice, non ci siamo impiccati con bocchette, cose, pasta di zucchero, niente, la cosa più semplice possibile e vi assicuro sarà ottima, farete un figurone. Un'altra cosa, poi i fiori di ortensia li trovate in varie tonalità, bianchi, celesti, lilla, questi sono di uno stupendo blu intenso. Bene, un bacio, un abbraccio, buona giornata a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ancora buona domenica, ciao!